la prima edizione del nome della rosa che esce nel 80. E infatti è un'altra pista estremamente interessante per me come insegnante, è il discorso del Medioevo come immaginario quotidiano. Cioè, Eco parla del Medioevo per parlare di oggi. E anche sull'Espresso in quegli anni era uscito un articolo in cui lui cercava di orientarsi nel grande caos di tutta la parte terroristica che allora insanguinava il nostro paese, facendo il discorso del grande fiume radicale, cioè questi eretici del Medioevo e tutta la violenza che è collegata a questi movimenti, li rappresentavano in qualche modo una chiave per comprendere quello che era il clima culturale di quegli anni, che ormai sono abbastanza lontani, ma che all'epoca si hanno coinvolto molto fortemente, no? E quindi ecco un'altra pista che era interessante per i ragazzi, perché dava anche il senso del perché studiare il Medioevo, no? E c'è un altro piccolo saggio di Eco bellissimo, che era 10 modi di pensare, adesso non ricordo la frase esatta, di studiare il Medioevo, cioè come immaginare il Medioevo, ci sono tanti modi diversi, e questo mi permetteva di far comprendere la connessione che ci può essere tra Dante, un monumento medievale come una delle tante cattedrali gotiche, e per esempio Pollenzo, no? Visto che si è parlato di Slow Food, il borgo di Pollenzo è un modo per sognare il Medioevo, un modo che ha avuto per Umberto, che è un modo sicuramente molto diverso da quello di Umberto Eco. Ecco, creare connessioni, aprire gli orizzonti, definire attraverso un testo, cioè dare una lettura di un testo che sia centrata prima di tutto sul testo, comprenderlo, ma poi attraverso un testo aprire canali, creare connessioni. Ecco, questo trovo che è stato per me la cosa più affascinante di queste nelle case di interventi che mi hanno preceduto. Una, cibo. Mi spiace per gli organizzatori, bellissima la citazione di Eco, ma Eco non capiva nulla di cibo. Gli piaceva mangiare, ma era famoso tra tutti i suoi colleghi perché sceglieva sempre i ristoranti peggiori, soprattutto apprezzava Slow Food, ma non ne capiva molto. Non gli piaceva il vino rosso, gli piaceva molto il vino bianco, infatti gli piaceva molto il Grand Cru, gli piaceva molto il whisky, gli piaceva molto stare a tavola, chiacchierare, abbiamo passato moltissime sere a cene, dopo alcune lezioni magistrali, fino a tardi appunto, stare proprio a tavola, ne stare a tavola gli piaceva, lo Slow Food, quindi sì, la convivialità, però di cibo ci capiva pochissimo. Secondo punto, quando parlavi del nome della rosa e dello studio del Medioevo, anche del narrare il Medioevo per raccontare il presente, questo sì, è stato molto al centro sia dei suoi romanzi ma anche di tanti altri suoi lavori. Per esempio, ecco, si è occupato verso la fine della sua vita, vi leggerò poi qualcosa non di scientifico ma di Lucien di Minerva sulla memoria. Di memoria mi occupo anch'io, quando prima Ilenia diceva di conflitti, mi occupo anche di come proprio i conflitti vengono ricordati, commemorati e quindi di come il passato serva proprio a riscrivere e a rimaginare il presente, questo in generale. Quindi forse Il nome della rosa è stato proprio uno dei primi esempi di questo tipo di lavoro. Altro punto, lezioni magistrali, me ne sono accorta solo ieri che si chiamavano lezioni magistrali. Mi è venuto un po' un brivido perché così mi anticipo già qualcosa di cui vi vorrò parlare. Il mio rapporto con Eco, che non sono solo io, siamo in tanti a Bologna che insegniamo semiotica, io ho fatto il dottorato con lui e poi sono stata per quasi 15 anni segretaria scientifica della Scuola Superiore di Studi Umanistici che lui aveva voluto e fondato a Bologna, che era una scuola che organizzava conferenze e seminari proprio per parlare dell'interdisciplinarità per tutti i dottorati di ricerca di area umanistica che c'erano a Bologna. Per dirvi come è cambiata l'università e quanti tagli ci sono stati, lei parlava dell'evoluzione
del paese, come può esserci evoluzione e progresso senza un'attenzione alla cultura e alla ricerca. In questi anni sono state fatte tantissime parole, ma vi posso assicurare che i fatti invece non sono mai seguiti, per cui per esempio quando è stata fondata la scuola c'erano 28 dottorati e l'idea era appunto quella di fare seminari in cui venivano dottorati di letteratura, con quelli di psicologia, con quelli di antropologia, di storia, e dialogavano tutti intorno a un tema, quindi esattamente faceva ecco e voleva fare quello che Irene ha appena detto. Oggi ce ne sono 4. Siamo stati costretti a tagliare tutti i dottorati, a mettere insieme, ci sono sempre meno borse, c'è sempre meno possibilità per chi vuole continuare la sua formazione di andare avanti. Però non era questo che volevo dire, anche se non mi sono trattenuta. Volevo dire che queste lezioni una delle cose che faceva la scuola era non solo offrire in più della formazione dei seminari ai dottorandi, ma anche organizzare delle lezioni magistrali, che si chiamavano lezioni magistrali, aperte a tutta la città di Bologna, poteva venire chiunque. Il primo invitato nel 2000 fu Elie Wiesel, premio Nobel per la pace, sopravvissuto a Auschwitz, che fece 6 lezioni sul Talmud. E in quel caso io ero l'organizzatrice, andavo a prendere Elie Wiesel, gli portavo l'acqua. E ecco, mi fece anche tradurre insieme ad altri le sue lezioni, per cui parlava in inglese e circolava invece un documento in italiano tradotto da me con 1000 persone, senza neanche che fosse stato controllato più di tanto. Andava bene, però questa era un'altra caratteristica di Ego, la generosità, offrire, organizzare, sfruttare i suoi contatti, perché se ti invitava Umberto Eco magari venivi a Bologna e non, magari se ti invitava qualcun altro, e poi anche fidarsi delle persone, per me era la prima volta. L'ultima di queste lezioni magistrali 2 anni fa è stata con Orhan Pamuk, Nobel per la letteratura, scrittore turco. Quindi vedete che quando io penso alle lezioni magistrali penso a qualcosa che non è certo quello che farò qua, perché non farò una lezione, come avete visto, l'abbiamo pensato molto più come un dialogo tra noi due. Io adesso vorrei iniziare, a costo anche di creare una sorta di anticlimax, da una citazione da una bustina di Minerva che sono già state evocate, di quasi 20 anni fa, in cui ecco, parla di come prepararsi alla morte, ma ne parla in modo anche molto ironico, divertente, e ve la voglio leggere come inizio, prima di parlare della semiotica, eccetera, perché secondo me in questa citazione, aspettate la fine per formarvi un'idea, per farvi un'idea, c'è molto dello stile della sua scrittura, è scritto in mando, un dialogo platonico, del modo in cui costruiva le sue argomentazioni, del modo in cui riusciva a parlare di cose pesanti, serie, in modo leggero, con un grande senso anche dell'umorismo e anche autoironia. Quindi il titolo della bustina era «Come prepararsi serenamente alla morte, sommesse istruzioni a un eventuale discepolo». Ed era del 12 giugno del 97, quindi in tempi assolutamente non sospetti, non è che dovesse. Cito quindi: «Recentemente un discepolo pensoso, tale Critone, mi ha chiesto: "Maestro, come si può bene appressarsi alla morte?" Ho risposto che l'unico modo di prepararsi alla morte e convincersi che tutti gli altri siano dei coglioni. Cerca soltanto di pensare, continua il filosofo, che al momento in cui avverti che stai lasciando questa valle, tu abbia la certezza immarcescibile che il mondo, 6 miliardi di esseri umani, sia pieno di coglioni. Che lo siano quelli che stanno danzando in discoteca, gli scienziati che credono di aver risolto i misteri del cosmo, coglioni politici che propongono la panacea per i nostri mali, coloro che riempiono pagine e pagine di insulsi pettegolezzi marginali, i produttori suicidi che distruggono il pianeta. Non saresti in quel momento felice, sollevato, soddisfatto di abbandonare questa valle? Critone allora mi ha domandato: "Maestro, ma quando devo incominciare a pensare così?" Gli ho risposto che non lo si deve fare molto presto, perché qualcuno che ha 20 o anche 30 anni che pensi che tutti siano dei coglioni è un coglione e non raggiungerà mai la saggezza.
Bisogna incominciare pensando che tutti gli altri siano migliori di noi, poi evolvere poco a poco, avere i primi dubbi verso i 40, iniziare la revisione tra i 50 e i 60 e raggiungere la certezza mentre si marcia verso i 100, ma pronti a chiudere in pari non appena giunga il telegramma di convocazione. Convincersi che tutti gli altri che ci stanno attorno, 6 miliardi, siano coglioni, è effetto di un'arte sottile e accorta, non è disposizione del primo cebete con l'anellino all'orecchio o al naso. Richiede studio e fatica. Non bisogna accelerare i tempi, bisogna arrivarci dolcemente, giusto in tempo per morire serenamente. Ma il giorno prima occorre ancora pensare che qualcuno che amiamo e ammiriamo proprio coglione non sia. La saggezza consiste nel riconoscere proprio al momento giusto, non prima, che era coglione anche lui. Solo allora si può morire. È naturale, è umano, è proprio della nostra specie rifiutare la persuasione che gli altri siano tutti indistintamente coglioni, altrimenti perché varrebbe la pena di vivere? Ma quando alla fine saprai, avrai compreso perché vale la pena, anzi è splendido, morire. Critone allora mi ha detto: «Maestro, non vorrei prendere decisioni precipitose, ma nutro il sospetto che lei sia un coglione». Vedi, gli ho detto, sei già sulla buona strada.